Si scava senza sosta con ogni mezzo. Si continuerà fino a quando non saranno rintracciati tutti dispersi, si spera in vita, anche se col passare dei giorni le speranze diventano lievi. Ma, assicurano vigili del fuoco e protezione civile, si continuerà a scavare fino a quando l'ultimo corpo sarà recuperato e consegnato ai familiari. Ad Amatrice, nell'Areatino, mancano una quindicina di persone all'appello, afferma il sindaco Sergio Pirozzi. Nessun disperso, invece, nelle Marche. E la terra non vuole smettere di tremare. Più di 50 le scosse registrate oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica. La più forte, alle 6.28 di stamani, di magnitudo 4,8, ha provocato nuovi crolli ad Amatrice nelle zone vicine. Tanta paura ma nessuna conseguenza per i soccorritori e le centinaia di sfollati che hanno passato la seconda notte nelle tendopoli. La notte è stata abbastanza impegnativa perché qui c'è un'escursione termica non indifferente. Il giorno è molto molto caldo e la notte è veramente molto molto freddo. L'umidità penetra nelle ossa e per carità siamo equipaggiati, la protezione civile ci ha dato coperte, tende, tutto. È stato un susseguirsi di scosse più o meno intense, tra cui l'ultima... No, 20 minuti fa ha fatto un bel tonfo. Chiuso da oggi il ponte a tre occhi, principale via d'accesso ad Amatrice, fermi mezzi pesanti di soccorso. Il genio militare sta lavorando alla realizzazione di un ponte alternativo. Il sindaco di Amatrice afferma che il paese è da radere al sole e ricostruire così com'era, ma qualcosa non tornerà mai più come prima. Secondo le prime immagini satellitari, il terremoto che ha fatto strage soprattutto di nonni e nipoti ha provocato un abbassamento del suolo di 20 centimetri in corrispondenza di accumuli. Ad Amatrice stamani si è recato in visita riservata ai terremotati il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino. Il numero 2 dei vescovi italiani ha invitato a stare uniti ed evitare protagonismi dannosi. Ciascuno per la sua parte, per le sue competenze, si sta dando da fare per alleviare i bisogni e le sofferenze di questa gente tremendamente colpita, ha aggiunto Galantino, accompagnato dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili.